Grazie, benvenuti. Benvenuti a tutti, è sempre un piacere tornare in Italia ogni tanto. Questo sono io da giovane. Ero a Los Angeles e sono delle persone che sono state molto influenti nel percorso che ho fatto dopo. Al terzo posto con la camicia bianca, dottor Pascal Magne, che potrei dire il guru numero uno a livello mondiale, assieme a suo fratello Michel Magne, che è invece tecnico, quello che fa i denti, ha scritto i libri che poi studiai, e lui codificò quelli che erano i parametri estetici. Cioè, quando si dice vorrei i denti belli, ok, ci sono delle regole che lui ha scritto, ha schematizzato, che rendono il sorriso bello da vedere, e l'occhio umano, quando vede quel sorriso, si accorge che è un sorriso piacevole. In questa fotografia sono racchiusi è racchiuso l'algoritmo della bellezza del sorriso. Non c'è un albero uguale a un altro, non c'è una pietra uguale a un'altra. La realtà è che un sorriso appare naturale quando è leggermente asimmetrico, leggermente. Poi quando è molto asimmetrico è storpio. E dopo quell'anno, insomma, iniziai a viaggiare, a allontanarmi dalla Sardegna. Poi è successo tutto quello che è successo. Quando lasci la Sardegna non hai più niente da perdere, cioè lasciare Roma o Milano o andare all'estero non cambia nulla. Se già ormai sono negli aeroporti, avrete visto che abbiamo anche pubblicati dei libri su Amazon. Sono libri che io consiglio di leggere, tutti e tre. Uno parla appunto di com'è il mio modo di vedere la sanità, e spiega anche perché poi ho fatto tutto quello che ho fatto. Questo è un libro molto tecnico, qui c'è molto del dottor Magne in questo libro, che spiega proprio come devono essere i denti fatti in maniera corretta, non solo dal punto di vista estetico. C'è poi un altro libro che parla del sistema che ho creato, sistema bocca bionica, che abbiamo nominato sistema bocca bionica, che è il sistema che permette di risolvere problemi a quei pazienti che hanno perduto completamente i denti, che quindi devono fare chirurgia, impianti dentali, che è diventato anche best seller questo su Amazon. È stato ripreso e quindi per chi desidera lo può trovare su Amazon. Questi sono dei film, questo sono io sempre da giovane, New York University, dove poi ho ottenuto la mia tesina sugli impianti per mettere i denti fissi ai pazienti che non hanno più osso. E, praticamente sono questa tipologia di impianti. E alla fine la maglia del giocatore del Cagliari, Ionizza, anche lui moldavo, cioè lui moldavo che ha regalato a me sardo, ma giocava nella squadra della Sardegna, del Cagliari. Ma hanno fatto anche la statua che non mi somiglia, il comune di Chisinau, per aver lanciato un turismo diverso da quello dei vini. Ho la laurea, molti dentisti insinuano che no, la laurea ve l'ho messa qua, la potete anche toccare, aprire, esiste, c'ho anche la laurea purtroppo, ok, c'ho anche la laurea. Sono andato sempre in giro per il mondo, dai migliori al mondo, che per me non sono i dentisti ma sono gli odontotecnici, coloro che fanno i denti, almeno per quello che faccio io, la bocca bionica. Loro mi hanno dato poi la formula magica per creare denti fatti bene. I tecnici fanno i denti, okay? I dentisti prendono l'impronta in bocca e la mandano al tecnico, gli vende i denti, la rivende al paziente. Il dentista non fa i denti e il tecnico non fa il dentista, sono una squadra anche loro, ma i denti che si mettono sugli impianti sono fatti dal tecnico. Da chi devo andare se voglio imparare a fare bene i denti da mettere in bocca? Dai tecnici, che lavorano con tanti dentisti, non con un dentista, con 10, 100, e i migliori tecnici lavorano con i migliori dentisti, quindi vedono una campana e anche l'altra, cosa funziona e cosa non funziona, e ti dicono i segreti, ti dicono le cose che funzionano e quelle che sono pubblicità per vendere materiali. E voi vedete solo il dentista, mi auguro.
Ho fatto una multinazionale poi all'estero negli anni. Avevo capito che essere in più città era fondamentale, perché non tutte le città hanno le stesse connessioni aeree. Allora abbiamo aperto poi Iași, che è una città della Romania, Brașov sempre in Romania, Bucarest, e poi alla fine abbiamo anche aperto una clinica a Bergamo. Non ho messo lì le connessioni aeree di Bergamo, ma è immensa. Arriviamo dall'America a Dubai. Questa è una panoramica delle cliniche. Questo è il gruppo, siamo più di 539 persone, non dipendenti, persone. Moldavia ne abbiamo 203, Romania 279, sta crescendo velocissima la Romania, l'Italia siamo già 57 persone in totale che lavorano in Italia, e io sono lì, un po' sgranato ma ci sono, sono lì.